Ciao amici d'accordo, siamo qua con delle nostre vecchie conoscenze, i Bud Spencer Blues Explosion. Sono appena scesi dal main stage con diciamo, un bagno di folla non indifferente. Tutti sensi, di sudore. Sudore, che devo dire è una costante un po' il sudore dei video dell'Italian Wave. Allora, com'è stata questa esperienza? Non è il primo grosso concerto che fate ovviamente, però sicuramente è sempre una cosa diversa, diciamo. Fighissimo, abbiamo suonato su questo palco enorme, il palco dello stadio qui di Lecce, e a noi piace molto fare queste performance dove si suonano 6-7 pezzi, veloci, in velocità, e dare tanta energia condensata in poco tempo. Ci aiuta a creare dei momenti di impattanti con estrema energia, e questa è una condizione, non so, per me ideale per esprimermi al meglio. E tra l'altro poi abbiamo avuto insomma la fortuna di essere seguiti da dei tecnici eccezionali che lavorano qui, per cui anche gli ascolti erano confortevoli e ci hanno permesso un po' di dare il massimo. Poi noi siamo partiti con un po' di blues, poi è diventato rock, hard rock, metal, e siamo ritornati un po' al delta, e poi siamo potuti rifinire sulla dance metal. Però eclettico, l'importante è quello, insomma, sì, che sì, se non è mai solo un lavoro, insomma. No, perché lavoro è una parola strana, cioè, esatto. A volte, quando dico domani devo andare a lavorare, per dire risultavo un po' strano, non riesco a dire, troppo figo. Invece so che state lavorando un album nuovo, ci date qualche anticipazione, qualche... Ma il disco è quasi finito in realtà, stiamo missando un disco che risente tanto di live, di un tour dell'anno scorso molto lungo. Sono i pezzi, infatti la maggior parte sono nati proprio dei soundcheck, dei concerti, quindi ha un suono comunque, una matrice che ha un'impronta molto live. È proprio stato registrato anche una parte in presa diretta e poi una parte invece l'hanno messo altre chitarre e voci, quindi a quella... Diciamo, quella è la cosa che magari lo differenzia di più rispetto al primo. E è un disco che a noi piace tantissimo, perché ci rispecchia molto di più magari del primo, e rispecchia tanto questo periodo della band. Poi il prossimo rispecchierà, non so, dipende da cosa, cosa succede nel frattempo. Certo. Ci piace dire che poi questo disco è un po'... Il concept del disco è la parola fare. Cioè noi siamo comunque due persone che non aspettano che qualcuno faccia per noi. E abbiamo sempre fatto così. Per ottenere qualche risultato nella nostra vita ci siamo sempre un po' sbattuti molto. E per cui il concetto di magari di tanti testi, oppure l'approccio musicale è stato insomma volto a esprimere questa esigenza di dover fare in tempi relativamente brevi per ottenere dei risultati. Quindi siete soddisfatti, devo dire. Assolutamente sì. Quindi un concept album su fare è una cosa... Sono abbastanza particolare, insomma, voi che siete... Sì, ma anche sul fare in italiano. Proprio... Ottimo. Perfetto, allora, complimenti ancora per il live. A presto. A presto. Ciao.